Insomma, siamo riusciti a mandare via Acea oppure Acea ha i secoli contati su questo territorio? I sindaci votano per mandare via il gestore dell'acqua, si scatena il caos proprio sul momento della votazione. C'è chi sostiene che sia illegittima e che tutto sia da rimettere in discussione. È un buco nell'acqua o no? Ne parliamo nel numero 224, anno sesto, di A Porte Aperte. Diamo il benvenuto ai nostri ospiti, è membro della Consulta, cioè l'organismo ristretto dei sindaci dei comuni serviti da Acea. Benvenuto al sindaco di Aquino, Libero Mazzaroppi. Saluto a voi, un saluto ai telespettatori. Ha fatto parte di quello stesso organismo della Consulta d'ambito, benvenuto al sindaco di Alatri, Giuseppe Morini. Buonasera a tutti. Collegato in conference call, come si dice oggi, il direttore delle relazioni istituzionali dell'Associazione dei consumatori Codici, Luigi Gabriele. Buonasera. Abbiamo poi il rientro basso di Gabriele. Vi ricordo che anche a questo numero di A Porte Aperte potete dire la vostra, potete commentare, potete proporre domande. 331 12 456 25. 331 12, 4, 5, 6, 25 per i vostri SMS, ma insomma, com'è andata questa riunione dei sindaci? Cosa è stato votato? Abbiamo provato a riassumerlo nel corso del telegiornale in questo modo. Abbiamo, allora mi sembra di capire, non ho il rientro, quindi dovrebbe esserci. Ok, abbiamo il servizio, vediamolo. 6 mesi di tempo per mettersi in regola. Poi Acea o adempie a quanto previsto dal contratto con i comuni della provincia di Frosinone, oppure se ne deve andare e lasciare le condotte a qualcun altro. Lo hanno deciso i 75 sindaci che hanno partecipato all'assemblea che si è riunita nel pomeriggio all'interno del palazzo di Piazza Gramsci. Assenti solo in 11. La discussione è andata avanti per ore, fossilizzandosi sostanzialmente su un tema: quanti giorni concedere ad Acea per rispettare il contratto. Sindaci dentro, cittadini fuori, nel piazzale davanti a Palazzo Jacobucci per invocare la cacciata del gestore. Circa 300 persone, chiamate a raccolta dalle associazioni, ma arrivate anche spontaneamente, esasperate dalle bollette oramai salatissime, dalle fatture che arrivano oramai scadute, dai call center che non risolvono i problemi, dai continui disservizi. Così tanta gente che, per motivi di ordine pubblico, non gli è stato concesso di entrare. All'interno, intanto, i sindaci tra le 14:30 e le 16 mettevano a punto le strategie individuate nei giorni scorsi. In base all'area politica di appartenenza, si sono riuniti prima dell'inizio dell'assemblea e hanno avanzato 12 proposte di correzione. L'aula si è incendiata quando il presidente dell'assemblea, supportato dalla segreteria tecnica, ha sostenuto che bisognava votare anche la nuova tariffa dell'acqua perché, sostenevano, in quel modo c'erano tutti i criteri necessari per poter calcolare le penali a carico di Acea. Ma i sindaci si sono rivoltati. Il sindaco di Supino, Sandro Foglietta, si è letteralmente messo di traverso, sostenendo che la votazione della tariffa non era scritta da nessuna parte nell'ordine del giorno e quindi non se ne faceva nulla. Sull'ipotesi di fusione tra le società che gestiscono l'acqua a Frosinone in provincia di Roma, all'unanimità i sindaci hanno detto no. E poi il punto caldo, la rescissione del contratto. Un emendamento dei sindaci di Forza Italia, con primo firmatario Nicola Ottaviani, proponeva di concedere 90 giorni, stesso termine indicato dai sindaci che fanno riferimento al loro collega di Ceccano, Roberto Caligiore, ma è stato respinto dal 58% dell'Assemblea. Alla fine è passato il termine di 180 giorni, suggerito dalla segreteria tecnica organizzativa e sostenuto in aula dal sindaco di Ferentino e presidente dell'Assemblea, Antonio Pompeo. Di fatto è il primo passo dell'iter di rescissione del contratto. I sindaci contestano ad Acea le sue inadempienze, gli concedono 6 mesi per sistemare, se non lo fa si rescinde il contratto. Ma sulla votazione pesa adesso una questione di legittimità. Infatti non si è proceduto per chiamata nominale dei sindaci uno a uno, ma si è fatto per acclamazione alzando la mano. Tutti a favore e solo il sindaco di San Giovanni in carico, Antonio Salvati, contrario. Ma non perché fosse a favore di Acea, bensì proprio per una questione di legittimità. Ha detto ai suoi colleghi che in quel modo si regalava ad Acea la possibilità di contestare il voto, in quanto non c'era il numero dei presenti a certificare la validità della votazione. Insomma, bisognava procedere, dice Salvati, a uno e non per acclamazione.
Per ora si va avanti così, 180 giorni, salvo ricorsi. Sindaci, sindaco Mazzaroppi, ma è un buco nell'acqua oppure è legittima quella votazione? Salvatti ha detto, ma no, qui abbiamo mandato all'aria tutto quanto, di fatto non c'è la certezza che ci fossero abbastanza sindaci, o comunque non c'è la certezza formale che ci fossero abbastanza sindaci per ritenere valida la seduta. Potrebbe avere votato teoricamente anche qualcuno di quella ventina di persone che era stata ammessa lì in aula. Siamo certi che questo voto ci sia, che quei 680 giorni davvero si possano contare? Io credo che siamo assolutamente certi di questa votazione, perché la politica, ma più che la politica, l'amministrazione e il buonsenso hanno davvero prevalso in questa giornata, che è importante, epocale per la nostra provincia, per l'intero territorio e per le battaglie che sono state fatte in questi anni. In realtà, almeno nelle assemblee, in tutte le assemblee cui ho partecipato, un dato così elevato di presenze non si era mai registrato. Oggi abbiamo raggiunto quasi il 96%, quindi sono stati fatti appelli nominali per ben tre volte, perché sono stati presentati degli emendamenti, e nell'interezza, quindi c'era tutto il territorio rappresentato, la provincia di Frosinone ha risposto con grande solidità. In occasione della votazione che ha riguardato poi il punto finale, che era la proposta deliberativa di attivazione della diffida da adempiere ai sensi dell'articolo 34 mediante diciamo la procedura dell'articolo 1454 del codice civile. In pratica, per i non addetti ai lavori, è quella parte del contratto, ci sta dicendo il sindaco, con la quale si dice: cara Acea, o adempi a queste cose che ti stiamo dicendo noi oppure te ne devi andare. Su quel punto? Su quel punto, in realtà pochi istanti prima era stato fatto un appello nominale per verificare diciamo il periodo legato alla congruità, su cui si è discusso a lungo e molto. In realtà tutti i sindaci si sono trovati poi d'accordo nel momento in cui è stato respinto l'emendamento dei 90 giorni nel votare palesemente e all'unanimità. Quindi sindaco, lei dice, come membro della Consulta, ci eravamo contati neanche 5 minuti prima. Ma quindi forse un minuto. Un minuto prima. Quindi sostenere che forse il numero legale, non ci sia la certezza del numero legale, cioè, insomma, è molto opinabile, molto discutibile, perché siccome ci eravamo contati un minuto prima, nessuno ha visto questa frotta di sindaci uscire fuori, per cui quelli eravamo quelli giustamente presenza, dovevamo essere. Presenza che è stata poi immediatamente verificata nel punto successivo, nel momento in cui siamo andati poi a deliberare sull'istanza di la proposta di fusione tra lato 5 e lato 2. Quindi nessuna preoccupazione in merito, credo che tutti possano stare tranquilli su questo esito. Sindaco Morini, di fatto il suo collega dice: ma siamo in presenza di una votazione che è storica. Sì. Perché storica? Di fatto, forse non voi personalmente, perché all'epoca non c'eravate, ma di fatto sono i sindaci che oggi qui rappresentate ad avere detto sì, va bene, venga Acea. E poi oggi sono gli stessi sindaci a dire no, Acea, te ne devi andare. Cosa non ha funzionato? Perché? Beh, diciamo che i sindaci hanno dovuto dire ben venga Acea, perché c'era una legge quadro nazionale, la legge Galli, mi pare la 36 del 94, che ha imposto la gestione associata del servizio idrico integrato. Quindi non è che i sindaci hanno scelto di aderire ad Acea, i sindaci hanno subito la gestione associata dell'acqua tramite Acea gestore, che ha vinto la gara. Quindi noi allora eravamo anche convinti, perché era una disposizione di legge, un sindaco ci mancherebbe che non rispetti la legge, è obbligato a rispettare la legge. È chiaro che c'era anche una convenzione e il sindaco giustamente si aspetta che questa convenzione venga rispettata dal gestore. Questo non è avvenuto e non c'è stato neanche il controllo, purtroppo, perché oggi, se possiamo parlare di votazione storica e possiamo parlare di presenza storica, perché mai io in due mandati ho visto l'aula così piena di sindaci, al numero di 75 sindaci su 87 non eravamo mai arrivati. 76 come questi sindaci?
Oggi secondo me questa presenza era così massiccia perché la misura è colma. Tutti hanno qualcosa da dire contro Acea. Ma perché tutti sono ora? Scontenti? Abbiamo ricordato l'altra settimana, ma insomma ci aveva provato già il sindaco di Frosinone Michele Marini. Poi in maniera spot ci avevate provato un po' tutti quanti, anche lei, insomma, ci aveva provato, però poi non c'erano stati tutti questi sindaci. Perché adesso sì? Adesso c'è una sommatoria di fattori e questo consenso di oggi viene da lontano, se possiamo ragionare in maniera coerente. Che noi siamo tra quelli, io e Mazzaroppi ed altri, tra quelli che hanno già votato l'anno scorso, anzi no, a marzo del 2014, quasi 2 anni fa, hanno votato un adeguamento di tariffa, cosa che non era mai avvenuta negli 11 anni precedenti. A luglio del 2014 abbiamo votato il piano degli investimenti mai successo nella storia dei rapporti ACEA-ATO5. Quindi, diciamo che noi siamo quelli che abbiamo predisposto una strada, un'autostrada, diciamo, da percorrere per poter arrivare ad avere gli strumenti e misurare l'efficienza di Acea. Fino a ieri Acea poteva sempre dire: non mi avete mai approvato le tariffe, non mi avete mai approvato il piano degli investimenti, che vi aspettate da me? Quindi cercava di ribaltare la situazione, gli inadempienti eravamo noi, i sindaci, non il gestore. Quindi oggi mi sta dicendo, per sintetizzare, mi sta dicendo: noi adesso abbiamo in mano il metro con il quale poter dire in maniera matematica questo servizio non va bene. Perché prima comunque la tariffa era provvisoria, non ci si metteva d'accordo sulla tariffa, non si era approvato il piano dei lavori, perché va detto non solo la tariffa, si discuteva anche sul piano dei lavori, perché giustamente ogni sindaco diceva: ma no, ma devi fare tot milioni di euro sul comune mio, ma perché su quell'altro comune? Certo. Quindi si discuteva su questo. Adesso avete la tariffa, il piano dei lavori, comunque formalmente c'è tutto, avete gli strumenti, il metro con il quale dire ma funziona o non funziona. Quindi adesso lei mi dice: con questo metro stiamo dicendo Acea non funziona. Cosa non funziona di Acea? Beh, diciamo che di Acea non funziona quasi nulla. Se vogliamo parlare del rapporto commerciale, è caotico, è confuso. C'è un accavallarsi di bollette che si sovrappongono, si ripetono. Io ho in mano le mie bollette che mi richiedono, mi rifatturano trimestri precedenti che io ho già pagato. Penso che tutto questo sia avvenuto anche in altre famiglie, non solo nella mia famiglia, e già questo è qualcosa. Ci sono dei casi, degli interi comuni, dove la notifica è stata affidata a un servizio postale inefficiente privato per pagare di meno. Esperia. E non è stato consegnato poi alle famiglie l'avviso di pagamento, ma è stato consegnato l'avviso di ritardato pagamento con la mora, con le sanzioni che i poveri, gli inermi cittadini hanno dovuto pagare. E questo è il rapporto commerciale. Se parliamo poi del rapporto industriale è ancora peggio. Allora, noi abbiamo approvato nel mese di luglio del 2014 il piano degli investimenti, che prevedeva investimenti per il 2014, 2015, 2016 e 2017. Nel 2014 non è stato nemmeno iniziato, nemmeno preso in considerazione, anzi Acea ha lavorato per farlo modificare perché sembrava fatto male, sembrava disordinato, perché avevamo spalmato gli investimenti, 62 milioni di euro per 4 anni, in proporzione alla popolazione dei comuni. Si è permessa di dire: ma sai, nei piccoli comuni la somma è troppo piccola, non riesco a organizzare un progetto, cioè ha cercato di temporeggiare, ma noi lo sappiamo perché, per respirare, perché Acea era senza un quattrino quando abbiamo provato gli investimenti, l'abbiamo messa con le spalle al muro con quell'atto autorizzativo. Allora ha sparato delle fatture mettendo in bolletta anche l'ammortamento dei 75 milioni di euro su cui ancora si discute in giudizio per farsi anticipare i pagamenti e per finanziarsi. C'era anche su questi 75 milioni, adesso facciamo anche chiarezza perché poi tra poco vediamo i messaggi che già sono tantissimi, abbiamo sempre detto questi 75 milioni nascono dal fatto che per un certo periodo c'è stata la tariffa provvisoria. C'era la tariffa provvisoria perché non ci si metteva d'accordo su quale fosse la tariffa giusta. Alla fine un commissario decide questa tariffa, dobbiamo pagare questi 75 milioni di conguaglio, cioè la differenza tra la tariffa giusta e quella alla quale abbiamo in realtà pagato l'acqua. E fin qui nulla da dire. C'è, sindaco Mazzaroppi, anche però un'altra versione che dice:
non dovevano mettere tutti e 75 milioni nella bolletta, perché siccome Acea deve dei soldi ai comuni per i cosiddetti oneri concessori, cioè, cara Acea, tu sei venuta qui e io ti ho fatto trovare l'acquedotto bello che è pronto, l'ho fatto io comune, con i soldi dei miei cittadini, tu mi devi dare l'onere concessorio, cioè io ti concedo questo bene, quindi tu a me comune mi devi dare delle somme. Di fatto quindi è stato detto, va bene, facciamo la differenza tra questi 75 milioni e gli oneri concessori. Secondo qualcuno, e adesso chiedo a lei se questa voce è circolata o meno, i sindaci avrebbero fatto un po' i furbi dicendo, eh no, i 75 milioni li metti in bolletta, così la colpa è di Acea. Gli oneri concessori me li paghi a me comune, perché io comune così ho la liquidità per poter fare i lavori o comunque per fare le cose sul mio territorio. È una cattiveria, una malignità o sono andate così le cose? Guardi direttore, io la ringrazio per questa domanda perché effettivamente ci dà la possibilità di spiegare alcune cose importanti. Prima di tutto il fatto che la consulta d'ambito, la nuova consulta d'ambito, da quando si è insediata, da dicembre e poi in realtà da gennaio abbiamo iniziato a fare riunioni, abbiamo trattato anche questa situazione. E uno dei primi atti deliberativi, lei sa bene che la consulta d'ambito non è altro che la giunta esecutiva dei sindaci, è la parte che rappresenta tutti i sindaci dell'assemblea, abbiamo attivato anche una procedura di infrazione con l'antitrust per pratiche commerciali scorrette, per quanto attiene quello che diceva poco fa il collega sindaco di Alatri, e soprattutto per accertare anche queste situazioni. Tant'è che in molte delibere che alcuni consigli comunali sono andati a deliberare in questi giorni, tra le priorità nelle narrative e negli atti nei disposti deliberativi c'era proprio questa, la richiesta immediata degli oneri concessori per farli rientrare ai comuni. Non è, tra virgolette, una cattiveria dire, diciamo, fare un'affermazione come quella che le ha fatto precedentemente, però c'è una cosa da aggiungere, che molte volte quella tariffa non si è adeguata e non è stata votata non solo per strategia ma soprattutto per, diciamo, scarso senso di responsabilità dei sindaci che in quel momento facevano mancare spesso il numero legale nelle assemblee che si tenevano. Cioè quindi spieghiamo, mancanza del numero legale significa c'erano troppi pochi sindaci in aula per poter ritenere valida la seduta. Perché c'è la doppia maggioranza da raggiungere, perché in realtà bisogna raggiungere il numero, diciamo, effettivo dei sindaci che superano il 50%, ma soprattutto superare anche il 50% della popolazione rappresentata. Esatto, quindi della mancava il numero legale, perché ci sta dicendo il sindaco, proprio per evitare di arrivare alla votazione, quindi di impegnarsi con un voto, qualcuno usciva alla chetichella, andava in bagno proprio in quel momento, proprio perché al momento del voto mancasse il numero. È chiaro ed evidente che poi in realtà magari far entrare soldi freschi in bilancio, che sono quelli dovuti agli oneri concessori, potrebbe agevolare un comune che magari ha maggiori difficoltà di cassa, problematiche, quindi qualche sindaco ha potuto anche, perché no, ragionare in tal senso. Però oggi ha prevalso una linea di buonsenso, ha prevalso una linea di responsabilità. E di questo devo dire che in realtà dobbiamo molto anche all'attività nuova che è stata intrapresa in questi mesi, perché abbiamo finalmente obbligato, tra l'altro stanato la STO, che tra l'altro ha i suoi problemi funzionali, questo va detto. Io nella prima riunione che è stata fatta ho proprio sollecitato il presidente Pompeo a potenziare questo ufficio, tant'è che nei giorni scorsi è stata scritta una lettera a tutti i comuni dove viene chiesta la disponibilità di personale che va in qualche modo ad incrementare quello che è il personale che sta in quell'ufficio. Però oggi c'è un registro effettivo che in qualche modo certifica gli interventi richiesti, esitati o no. Un momento solo su questo punto. La STO a cui fa riferimento il sindaco Mazzaroppi è la segreteria tecnico operativa, cioè è un ufficio composto essenzialmente da tecnici che deve essere a disposizione dei sindaci, dei comuni, proprio perché, siccome ogni sindaco ha un lavoro diverso, non è detto che debba capire di idraulica e di acqua, quindi è stata individuata questa struttura alla quale ogni sindaco può chiamare dicendo: senta, mi spiega che cosa sta succedendo, mi spiega questo tecnicismo. Sulla STO, ci dice oggi il sindaco Mazzaroppi,
c'era una criticità, tant'è vero abbiamo detto cerchiamo di incrementare, di mandare altro personale. Prima di vedere i messaggi però rapidamente, Sindaco Morini, se la memoria non mi tradisce, sempre da questi studi, in un ciclo precedente di queste trasmissioni lei disse io adesso che sono entrato nella consulta e sono potuto andare direttamente negli uffici della STO ho scoperto che fine facevano tutte le segnalazioni che io mandavo, perché dice il sindaco Mazzaroppi ogni segnalazione va alla STO e la STO la deve registrare. In base a queste segnalazioni manca l'acqua, c'è questa carenza, manca questa cosa. Tutto questo andava registrato e tutto questo poi poteva essere contestato da CEA. Lei ci disse la volta scorsa, io ho trovato tutta questa roba in un cassetto. Insabbiata, ed è tutto vero, perché noi oggi registriamo 799 inadempienze registrate e certificate via CEA, ma dal 2014 in poi. Anzi, dal 2013 in poi. Oggi fino al 2015. Quindi tutto questo è avvenuto dal 2013 in poi. E prima del 2013? Dal 2010 al 2013, per ben 10 anni, non si sa cosa sia avvenuto. È mai possibile che in quei 10 anni Acea non abbia avuto una inadempienza, non abbia avuto una carenza? Per quei 10 anni Acea è stata perfetta. 331 12 456 25, vediamo una prima serie di messaggi, non ne vediamo tantissimi proprio perché così riusciamo ad approfondire il dibattito, nessun costo aggiuntivo quello del messaggio, 331 12 456 25, chiudi il contratto e non ti rimborsano neanche i soldi dell'allaccio, 175 euro del contatore dell'acqua. Risposta esaustiva, grazie Morini, Maria Vittoria. Con questa politica che solo di facciata sta contro Acea, vi anticipo come va a finire, rimane tutto così, siamo indignati e stanchi di sentire solo parole. Sindaco Morini, la città di Alatri ti ringrazia per quello che hai fatto unitamente ai tuoi amministratori su Acea. Proprio oggi ho ascoltato Valotti di Utilitalia sul tema. Domanda tecnica, nel caso che vada in porto la rescissione con Acea, come avverrà la gestione del servizio idrico? Verrà individuato un nuovo gestore? E se sì, come? Si farà una società mista, pubblico-privata? E se farete questo, pensate che se non riesce un soggetto privato a gestire bene un servizio del genere, lo possa gestire un carrozzone pubblico? E l'Agenzia per l'Energia, che dice delle tariffe? Sindaci, finalmente state tutelando i vostri cittadini. Allora, la domanda tecnica, la classica domanda delle 100 pistole, perché, Sindaco Mazzaroppi, che succede? Intanto, supponiamo che nessuno faccia ricorso, che dopo questi 180 giorni Acea non abbia adempiuto alle cose che gli avete detto, quindi farmi a bagagli e se ne va senza fare storie. A quel punto che succede? Chi gestisce? Beh, intanto a livello contrattuale, convenzionale, continuerà Acea a gestire per un periodo limitato e poi sarà la parte pubblica, e questo non va assolutamente sottaciuto perché per senso di responsabilità bisogna dire anche questo, e lo sanno tutti, lo sanno i sindaci, lo sanno gli organismi tecnici, ma soprattutto lo sanno anche le associazioni. Che un attimo solo, Luigi Gabriele, a proposito di associazioni, lei mi nomina le associazioni, allora le abbiamo dato tanta carne a cuocere sul fuoco, intanto cosa succede? Supponiamo che Acea non fa storia, se ne va buona buona, e lì a quel punto? Beh, innanzitutto non credo, perché lo sviluppo Italia ha fatto sì che le enti di gestione si fondano, non si scindano, e lo sviluppo Italia è stato votato da qualche tempo dal governo in carica. E poi Acea ha il disegno di governare l'acqua in tutto il centro Italia, e siccome che è una società che fa direttamente riferimento alla politica, difficilmente immagino che rinunci al territorio della provincia di Frosinone, anche perché Gori già è quasi a maggioranza del gruppo Acea, tutta la Toscana è interamente Acea, sta per prendere Acqua Latina e fra poco prenderà anche Viterbo e Rieti. Non credo fatto che quindi noi corriamo il rischio di ritrovarci dalla finestra
ACEA sotto un altro nome, perché lei ci sta ricordando, con il decreto Sviluppa Italia, che sta, Sblocca Italia, se non sbaglio, che Sblocca è stato approvato a dicembre dal governo Renzi, si prevede una norma che dice in quei territori dove la gestione di un servizio come quello dell'acqua la fa fondamentalmente la stessa ditta, la stessa società, si possono fondere questi territori. E in pratica, quindi, supponendo che in tutto il centro Italia, dalla Toscana alla Campania, solo la provincia di Frosinone non abbia una società riconducibile ad ACEA, tocca a loro di diritto, è così, ho capito bene? No, più che diritto, io ho parlato proprio ieri col direttore del servizio idrico dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, è la società che decide. L'autorità d'ambito può fare ben poco, si potrebbe opporre, ma la legge in questo caso dà la disponibilità ai gestori di fondersi tra di loro e quindi poi verrà chiamato il ministero, come in genere accade, per agevolare questo processo. Ma a questo punto, se i sindaci non volessero correre questo rischio, cioè hanno detto, ci ha detto il sindaco Morini, io adesso ho il metro, con questo metro dico il servizio che mi dà questa società non è sufficiente, non è adatto, non era quello che noi gli avevamo chiesto. E di fatto però, come ci sta dicendo lei, se queste società si fondono, di fatto noi corriamo il rischio comunque di riaverla lo stesso ACEA. Beh, innanzitutto mi dispiace dire al sindaco Morino che loro il metro l'hanno sempre avuto, perché i sindaci attraverso la consulta e la conferenza governano la gestione del servizio idrico, lo fanno dal primo giorno, non lo fanno da oggi, quindi hanno sempre saputo come stavano le cose. Se non lo sapevano è perché non volevano saperlo, oppure ovviamente le beghe politiche non li mettevano in condizione di fare legittimamente il loro mestiere, ovvero quello di assicurarsi che il servizio avveniva secondo la gestione che era stata concordata attraverso non solo il bando di gara ma anche poi i documenti successivi. Tra poco sentiamo anche il sindaco Morini. Una cosa comunque, Gabriele, Aceato 2, cioè la società con la quale si voleva fare la fusione, oggi i sindaci all'unanimità hanno detto ma manco per niente, noi diciamo no alla fusione tra Aceato 2, la società che gestisce l'acqua in provincia di Roma, e Aceato 5, la società che gestisce in provincia di Frosinone. Nel territorio di Ato 2 voi siete stati protagonisti di un ricorso perché a un certo punto Acea, quando le bollette non venivano pagate, le mandava direttamente a Equitalia. Lì che cosa è successo? Beh, è successo che sono stati più furbi di tutti. Hanno chiesto al ministro competente, a quello dell'economia, di farsi fare un decreto apposito, essendo una società interamente pubblica, perché qui si continua a dire che Acea è una società privata, ma non è per niente privata, perché tutto il gruppo, la maggioranza è del Comune di Roma. E gestendo un servizio pubblico, hanno chiesto al ministro dell'economia di farsi autorizzare a utilizzare il cosiddetto ruolo, e quindi possono ricorrere all'uso di Equitalia per poter recuperare le morosità. Ma questo è un paradosso, perché loro già hanno in tariffa dei coefficienti che gli permettono di aumentare le tariffe per ottenere anche quelle porzioni di soldi che non ottengono da parte dei morosi. Un attimo, infatti, solo, perché adesso ci arriviamo anche a cosa fare per mettere in discussione la bolletta. Sindaco, ci dice l'associazione Codici, beh, insomma, voi sindaci il metro ce l'avevate già da prima. Questo contrasta anche con una cosa che ci ha detto in precedenza, cioè lei ha detto, io da sindaco ho scoperto che fine avevano fatto tutte le mie segnalazioni quando sono potuto entrare nella STO. Allora, dov'è l'inghippo? Cioè i sindaci hanno o non hanno questo metro? Lo hanno avuto o non lo hanno sempre avuto? Ma non l'hanno proprio avuto fino al 2014, finché l'assemblea dei sindaci non votasse il piano degli investimenti. Prima di quella data ACEA si era sempre potuta giustificare dicendo non mi avete detto quello che devo fare, non mi avete approvato la tariffa e io non posso fare nulla, non posso fare gli investimenti. Però in tasco la tariffa base, perché ACEA ha vinto una gara nel 2003 con una tariffa base di 0,87 euro a metro cubo, che andava rivisto anno per anno secondo l'indice Istat come da convenzione. Però questo Acea non lo voleva, gli sembrava troppo poco, e allora gli
gli bastava frenare l'assemblea, trovare il modo perché l'assemblea non decidesse, tramite le fughe, tramite la mancanza di numero legale, e questa politica è andata avanti per 10 anni, finché non si è potuto, o i sindaci non hanno preso coscienza, o qualcuno come me ai sindaci ha spiegato qualche meccanismo in più. E io ringrazio i sindaci quando a marzo del 2014 si sono lasciati in qualche modo convincere, hanno capito che la politica del non decidere non era a favore dei cittadini, non era a favore dei consumatori, ma era a favore solamente dei gestori, del gestore. Ecco, solo allora si è invertita la tendenza. Sindaco Mazzaroppi, c'era quella SMS che poi abbiamo lasciato un attimo in sospeso, dove ci dicevano comunque, ma dopo la gestione, perché di fatto questa è una società privata e un privato ha la possibilità di gestire in maniera snella, e voi pensate che con una società pubblica si possa gestire meglio di come sta gestendo Acea? C'era chi nella scorsa puntata ci ha portato l'esempio del consorzio degli acquedotti riuniti e degli Aurunci, ha detto qui ancora sono rimasti diversi milioni da pagare, tra poco ci troveremo pure quelli in bolletta. Quindi lei è convinto che per il dopo si debba rimettere tutto a gara, si debba fare una società mista come è successo a Latina, oppure altra ipotesi che ci diceva Severo Lutrario del Comitato Regionale Acqua Pubblica la settimana scorsa, c'è anche la possibilità di farci la società in house, noi tra noi comuni, e gestircela da soli. Intanto una cosa che in questa discussione, diciamo, per un attimo non abbiamo approfondito, ma andrebbe poi in realtà evidenziata. Noi abbiamo chiesto anche l'attuazione della legge 5 regionale, della legge numero 5, quindi l'immediata emanazione dei decreti attuativi, che di fatto modificano un po' anche queste situazioni. Spieghiamo per non addetti ai lavori. In realtà cambia un po' i bacini d'utenza e cambia un po' gli ambiti territoriali, in realtà dà anche maggiori possibilità, e oltre a riconoscere poi l'acqua come bene primario essenziale, quindi andrebbe ad agevolare anche quelli che sono i territori. Quindi questo potrebbe consentire ai sindaci di poter operare anche perché no, in un regime in house, diciamo così, in un regime di gestione improprio. Certo è difficile, perché bisognerebbe rimettere su tutto il parco. Io posso dire una cosa: il primo intervento che feci da sindaco, sono a metà mandato, dissi, in una situazione molto delicata che stava vivendo in quel momento, grazie a Dio l'abbiamo risolta, la mia città, dissi che con l'acquedotto degli Aurunci in realtà io come comune stavo meglio, perché avevo una risposta immediata, una risposta più efficace sul territorio. Ce l'avevo a portata di mano, perché le sedi operative erano a Cassino. Quindi quello che è mancato forse in questi anni è stata, diciamo, la prontezza negli interventi, l'immediata esecutività nel sopperire a quelli che erano le problematiche che molte volte si sviluppavano sul territorio. Quindi il problema non è Acea in quanto tale, ma il problema è la qualità, il tipo di servizio che Acea ci ha dato. Indubbiamente c'è un problema, c'erano anche, ripeto, molte negligenze e c'erano anche molte lacerazioni entro cui Acea si è insinuata con grande abilità, e questo ha favorito Gesù. Io invece ho sempre predicato una cosa. Ho cercato per quanto possibile di dire innanzitutto grazie a tutte le associazioni, a tutti i movimenti che in qualche modo hanno fatto una grandissima opera di... E su questo non c'è dubbio, però qui c'è una domanda sulla quale abbiamo il dovere morale di dare una risposta al pubblico. No, abbiamo detto teoricamente, supponiamo che Acea se ne vada, una delle ipotesi è ci facciamo, perché tolta una Acea ce ne arriva un'altra, qui siamo punto e da capo. Ci vogliamo fare una società noi per fatti nostri? Però qui bisogna stabilire una cosa, e cioè bisogna ripartire con le ruspe, bisogna ripartire con i mezzi, con i ricoveri, cioè si parte da zero. Mentre Acea tutto questo ce lo aveva e lo ha solo dovuto spostare qui significa partire da zero, con un costo di partenza di una società che viene ammortizzato in 30 anni almeno. Chi è che tira fuori i soldi per fare una società da zero? Perché bisogna assumere il personale, bisogna prendere i mezzi, bisogna avere un general manager che
comunque vada a gestire, che ci piaccia o no. Il dottor Saccani, che dirige Acea Ato 5, dal punto di vista aziendale sta facendo un lavoro di fronte al quale non si può dire nulla, dal suo punto di vista. Certo, certo. Dal nostro, come utenti, possiamo avere le nostre riserve, però dal punto di vista aziendale è ineccepibile. Bisogna trovare quindi il manager, i mezzi, il personale e pagare tutto questo. Ce l'abbiamo questa potenzialità? Io penso di sì, come penso che molte volte non è necessario nemmeno in sé avere il mezzo a disposizione sul territorio. Si può chiamare con immediatezza e con prontezza un'impresa purché ci siano delle regole chiare e precise per poter coordinare questi interventi con un organismo che si occupi esclusivamente di questo. Quindi non è detto che una riparazione uno deve attendere che arrivi magari l'ente gestore per poter intervenire con prontezza e immediatezza. Si può chiamare un'impresa, magari avendo una convenzione con l'impresa al territorio, che può. Quindi ci sono le condizioni, si può le fare. Condizioni ci sono, magari ecco, cercando per quanto possibile di rispondere a quelle che sono le esigenze, cosa che ad oggi ipoteticamente si può fare, dell'utenza, assicurando quella diversificazione sui trattamenti, sulle bollette, che poi in realtà sono state proprio queste quelle che hanno innescato il maggior dibattito e la maggiore sofferenza sui territori. Gabriele e Morini, partendo dal sindaco Morini, c'è anche il tema dei diritti acquisiti, e cioè c'è una sentenza che dice che dobbiamo dare quei 75 milioni ad Acea, più un'altra sentenza che dice che bisogna dargli altri 35 milioni per l'adeguamento della tariffa negli ultimi 3 anni, se non vado errato. In più c'è tutta una serie di diritti che Acea può accampare, perché dice: ho fatto l'investimento, lo ammortizzavo in 20-30 anni, mi mandi via e adesso mi devi dare il lucro cessante. Qualcuno sostiene, no, noi non dobbiamo dare niente ad Acea perché è una rescissione per colpa. Dal suo punto di vista, sindaco, noi corriamo il rischio di dover mandare via Acea e dovergli pagare 250 milioni di euro, come ha calcolato qualcuno, o gli dobbiamo dare solo una stretta di mano e una pacca sulla spalla? Allora, noi dobbiamo dare ad Acea quello che compete ad Acea, che non sono certo i 250 milioni di euro. Noi dovremmo dare ad Acea quello che le sentenze attribuiscono. Ma c'è anche una sentenza del 2009 che attribuiva ai comuni 10 milioni di euro che Acea aveva percepito come rivalutazione di una tariffa con valore retroattivo, quindi non dovuti come aumenti. Acea ha subito questa sentenza, ma la presidenza della provincia non ha fatto il decreto ingiuntivo per riscuotere quei 10 milioni di euro, e quindi Acea ha negato ai comuni questi 10 milioni. Poi il commissario ha riconosciuto ad Acea dei premi che non gli competono, quindi questi 75 milioni noi possiamo dimostrare che sono gonfiati, come sono gonfiati i restanti 63 che, diciamo così, incombono come tutto maturazione. È stato impugnato, immagino, di fronte al Consiglio di Stato. È stato impugnato, ecco, aspettiamo le sentenze, speriamo che ci siano delle sentenze veritiere, delle sentenze serene. Eque, un attimo perché... solo, Gabriele, su questo punto, ma rischiamo di dover pagare questi 250 milioni ad Acea, oppure, come sostiene qualcuno, è colpa loro se li abbiamo messi alla porta, quindi gli dobbiamo un bel niente? Beh, innanzitutto, come al solito, a rischiare sono i cittadini e nessun altro. Il problema è che io vedo troppa superficialità ancora. Io consiglierei ai sindaci di rivolgersi il prima possibile all'autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico. Non so se l'hanno mai incontrata, ma sarebbe il caso di andare in delegazione presso l'autorità e farsi consigliare quale potrebbe essere eventualmente la CEA exit, perché sento troppe cose che potrebbero pesare sulle tasche dei cittadini perché non sono gestite nella maniera adeguata. Ad esempio, CEA exit, so che ancora... Mazzaroppi dice: noi abbiamo incontrato l'autorità, che non dice incontrato, Gabriele. Però abbiamo attivato le procedure per poter, diciamo, con loro dialogare in merito a questa questione. L'avevamo già deciso in consulta, quindi questa operazione ci consentirà di avere non le idee più chiare, ma avere maggiori certezze. Perché la prudenza oggi ritengo che i sindaci l'abbiano utilizzata. Voi sapete che attualmente l'autorità ha autorizzato la revisione tariffaria. Certo, lo sappiamo. E sapete anche che avete 30 giorni di tempo per presentare delle memorie eventualmente affinché l'autorità torni indietro.
So che non avete Non posso, partecipato né no, non nella posso. fase iniziale del procedimento Guardi. e ad oggi ancora non sono stati presi contatti con l'autorità. Guardi Sappiate che Gabriele, sono proprio altri oggi. 53 milioni. Guardi, proprio oggi discutevamo di questa situazione, abbiamo discusso a lungo e abbiamo, tra virgolette, dato mandato, parlando con il presidente della provincia, abbiamo dato mandato di fare un sondaggio esplorativo con gli illegali addirittura per fare ricorso a questa situazione. Quindi posso anticipare questa posizione che è nei dibattiti odierni, ma non in assemblea, in una diciamo, riunione a margine che abbiamo fatto dove erano presenti, oltre ai membri della consulta, anche i sindaci, altri sindaci, tra cui il collega, abbiamo valutato con grande energia la possibilità addirittura di fare ricorso a questa situazione. Ma più che ricorso dovreste partecipare al procedimento, avete 30 giorni di Sì, tempo per l'abbiamo presentare fatto. memorie e se non presentate memorie la revisione tariffaria che è stata approvata dall'autorità entrerà in vigore. E poi semmai se non siete d'accordo presentate ricorsi ai tribunali amministrativi. Io vi consiglio vivamente di lavorare più a stretto controllo con l'autorità per l'energia perché essendo una questione altamente tecnica e amministrativa rischiate di non avere le competenze per fare una CEA exit che non pesi soprattutto sulle tasche dei cittadini perché adesso si ritroveranno un altro incremento di circa il 20% delle tariffe se dovesse essere approvata definitivamente la revisione Lo sappiamo tariffaria. e questo ci allarma, quindi io farò tesoro anche di questo suo consiglio e mi attiverò con prontezza sia in consulta che con il Presidente per diciamo, dare ulteriore slancio a questa nostra volontà, Io senza invece vi dubbio. devo fermare per un minuto e mezzo, poi c'è la pubblicità, poi torniamo insieme. Ci sono gli SMS, ci sono tantissimi temi ancora aperti. Certo, l'idea di un altro aumento del 20% sulla bolletta non è assolutamente una gran bella idea. Pubblicità e arriviamo subito. Possiamo già pagare. Seconda parte di A Porte Aperte, sempre in diretta su Teleuniverso, tra una sigla di una trasmissione e l'altra, quando se ne fanno troppe poi si rischia di accavallarsi. Abbiamo una marea di SMS, ma soprattutto c'è adesso il panico su quell'ultima affermazione che ha fatto Gabriele, cioè c'è in arrivo un altro aumento del 20%. Gabriele, spieghiamo un attimo, quindi c'è un altro aumento in arrivo e i sindaci si devono opporre, ho capito bene? Ci siamo persi l'audio. Allora, sentiamo intanto i sindaci mentre ripristiniamo il collegamento audio. Sindaco Mazzaroppi, lei risulta che ci sia questo Guardi, aumento? a me quello che consta attualmente, che risulta attualmente, perché l'abbiamo affrontato in consulta d'ambito, diciamo in merito a questa questione, è che l'Agenzia per l'Energia, Gas, eccetera, con delibera 664 del 2015, ha adeguato provvisoriamente la tariffa corrispondente al 9%, che sarebbe poi pari al moltiplicatore tariffario minimo applicabile approvato nelle ultime proposte Quindi tariffarie, noi oggi stiamo ancora non pagando definite. la In tariffa realtà, aggiornata al... purtroppo è così, con delibera 664-2015, loro in base al moltiplicatore tariffario minimo applicabile in base agli ultimi aumenti hanno aumentato del 9%, che poi devono poi definire i sindaci Nelle nelle prossime prossime sedute. A settimane. lei, Sindaco Morini, risulta questo aumento che dice Noi Gabriele? ovviamente, chiedo scusa direttore, Sì. solo se interrompo un secondo, abbiamo espresso assoluto dissenso a questa delibera e quindi ci siamo riservati di intraprendere tutte le azioni a tutela dei cittadini, questo è chiaro. Sindaco Morini? Anche a me risulta, e a me risulta anche che l'autorità tutela solo gli interessi di Acea, non gli Cioè interessi l'autorità alla dei quale faceva comuni. riferimento Sì, Gabriele, perché ha detto perché Gabriele, rivolgetevi a questa authority per individuare una noi lo exit faremo strategy. pure, ma per essere presi in giro ancora una volta, perché noi non siamo trattati in maniera paritetica come Acea. Secondo me l'autorità parla troppo con Acea, troppo spesso con Acea e raramente con i comuni. Perché se abbiamo ancora impredicato alcune tariffe, è inutile rilanciare ancora aumenti se le precedenti non sono definite, pendono ricorsi per la definizione dell'entità di quelle tariffe. Invece l'autorità di controllo non solo
non aspetta che vengano definite le tariffe precedenti, ma rilancia gli aumenti su quelle tariffe già gonfiate. E allora è giusto che, mi sembra di poter dire, che l'autorità non sta controllando o non sta facendo gli interessi generali. Sentiamo Gabriele, se è stato ripristinato il collegamento. Gabriele, allora 20% di aumento, ma da quando e entro quando poi scade il termine per opporsi? Mi sono perso il collegamento, vediamo se riusciamo a ripristinarlo. Nel frattempo abbiamo una serie di sms, vediamo allora un'altra sintesi degli sms che nel frattempo sono arrivati. 331 12 456 25, i sindaci devono riprendersi l'acqua come da referendum, punto. Il referendum non dice questo. Cara Acea, io ho un contatore e non lo uso e mi arrivano delle bollette salate. Come mai? Perché c'era il minimo garantito. Grazie al sindaco Morini che sta tutelando tutti noi cittadini. Tutte chiacchiere, sono troppi gli interessi. Chiedo scusa, sono un cittadino della periferia di Cassino gestito da Acea. Non ho capito bene se il gestore Acea si può rivolgere a Equitalia. Grazie e buona serata. La tariffa come viene definita? L'Agenzia per l'Energia non decide nulla? Dunque, no, caro Porcu, non è così. A Veroli avevamo tre operai e tutto funzionava. E chi ha detto il contrario? Allora, c'era questo sms che chiedeva ma Acea si può rivolgere a Equitalia o no. Parlavamo prima con Gabriele di Acea Ato 2, cioè la società che gestisce l'acqua in provincia di Roma. In provincia di Roma Acea ha fatto un accordo per riscuotere le bollette non pagate. Vince la gara Equitalia, Equitalia manda una serie di cartelle e procede subito con il classico metodo Equitalia. È stato fatto ricorso ed è stato detto guarda che Equitalia non ha diritto di riscuotere così questi soldi, mi corregga se sbaglio Gabriele, Equitalia non ha diritto di riscuotere così questi soldi perché gli manca un passaggio per poterlo fare. Non è chiaro se Acea Ato 2 sia una società pubblica o meno, perché se non è società pubblica comunque non può un privato rivolgersi a Equitalia e seguire questo iter. Di fatto, ci diceva prima Gabriele, che cosa fanno? Vanno dal ministro e dicono ministro, guarda, ma noi siamo una società pubblica perché il 51% di Acea Casa Madre è del comune di Roma, quindi si fanno rilasciare l'autorizzazione dal ministro e sul territorio dove gestisce Acea Ato 2, quindi la provincia di Roma, si può andare direttamente, cioè può mandare la bolletta direttamente a Equitalia. Dico bene, Gabriele? È successo che Acea, in una prima fase, ha pensato bene di riscuotere le bollette dei morosi affidandosi alla società di riscossione Equitalia, facendo del tutto in maniera arbitraria lei tale decisione. E noi facciamo ricorso al Tribunale Amministrativo. Nel frattempo Equitalia rinuncia alla gara che aveva vinto e viene a cessare la materia del contendere. Nel frattempo Acea che cosa fa? Pensa bene di riferirsi al ministro competente e di dire che ha necessità di riscuotere mediante ruolo perché gestisce un servizio che è di natura pubblicistica e quindi a settembre l'hanno autorizzata per l'ambito territoriale 2 del Lazio a poter riscuotere le bollette dei morosi mediante ruolo. A dicembre è successo che anche un'altra società, la Banoa, che sarebbe la società che gestisce l'acqua in Sardegna, fa la stessa cosa. Da quello che sappiamo è una strategia messa in atto da Utilitalia, finalizzata appunto a sollecitare il ministro per ottenere in tutte le gestioni dove ci sono le società di questa natura il ruolo come strumento coercitivo per recuperare le somme dei morosi. Quindi sul territorio della provincia di Roma dove c'è Acea Ato 2 la cartella può essere data, la bolletta può essere girata direttamente a Equitalia se non viene pagata. Se avviene la fusione tra Ato 2 e Ato 5 stessa cosa.
accadrà. Al momento, per essere chiari, nel territorio della provincia di Frosinone questo non può avvenire perché Acea Ato 5 non è ancora andata dal ministro a chiederglielo. Esattamente. Se dovesse andare dal ministro, succede pure qui. Esattamente. C'erano quindi questi sms che tra l'altro dicevano ma a questo punto io ho un contatore, non lo uso, mi arrivano delle bollette salate. Qui sindaco Morini si pone il problema del minimo che era garantito, cioè sì, per un certo periodo, se non sbaglio fino al 2014, il contratto prevedeva che lo usi o non lo usi, 104 metri cubi me li devi pagare. Esatto, ma non solo, e questo era, diciamo così, penalizzante per i consumatori, cioè chi non ha bisogno di quel minimo non lo usa, è giusto che non lo paghi, ma Acea non ci sente. Io sto assistendo anche a recuperi su utenti che il contatore non ce l'avevano nel 2006-2007, hanno lasciato solo nel 2009-2010 e stanno pagando quelle bollette del recupero dei 75 milioni di euro che afferiscono al periodo 2006-2011. E questi utenti non hanno avuto il contatore nel 2006, 2007, 2008, 2009. Più le depurazioni. E comunque devono pagare per Acea, e non è giusto, questa è un'altra prevaricazione. Diciamo che Acea oggi gode di un trattamento privilegiato, non mi sembra che sia giusto, perché oltretutto è contro le norme del Codice Civile. Acea è un soggetto. Quindi, essendo un soggetto giuridico, deve comunque rispettare le norme del Codice Civile. Sindaco Lanzaroppi, c'era anche poi l'assurdo al quale si è arrivati nei giorni scorsi, dove è stato staccato il contatore a un palazzo, una palazzina delle case popolari, e semplicemente perché l'amministratore di condominio si era dimenticato di pagare la bolletta entro i termini. E di fatto, se ci fosse stata magari una procedura un po' più umana, un po' più vicina alle esigenze reali del mondo reale, non basate in maniera scientifica, forse si sarebbe evitato di togliere il contatore a un'intera casa popolare, un'intera palazzina popolare. Guardi, noi affrontiamo quotidianamente situazioni di questa natura in qualità di sindaci, e alcune sentenze ultime del TAR, che ovviamente Acea si è guardata bene dal trasmetterci con prontezza e immediatezza, in qualche modo ci impedivano anche di intervenire con ordinanza in merito a situazioni di questa natura. Quindi ci siamo in più di una circostanza dovuti affidare al buonsenso. Questa è una situazione assolutamente inaudita, perché anche con la corrente, che sono servizi base essenziali, magari si riduce, si mette al minimo, ma non si può e non si deve lasciare un intero condominio, un'abitazione dove ci sono magari persone malate o bambini senza un minimo possibile per poter usufruire magari sia per i servizi igienici che per le prime necessità anche per bere. Quindi fatemi capire una cosa però, se questa storia degli ATO, cioè in un territorio omogeneo, la gestione di un servizio come questo lo diamo a una sola realtà, togliendo la concorrenza, se non ha funzionato con l'acqua, perché sindaci lo state facendo anche con il gas? Perché tra poco scatterà l'ATO per il gas, voi avete partecipato alle riunioni. Mi dite, impone la legge questa. È un'altra prevaricazione della legge sugli enti locali, che ormai i poveri comuni sono l'ultimo anello della catena, sono solo noi siamo quelli che subiscono. Allora diamo un nome e un cognome, chi è che ve lo sta imponendo questo? C'è una legge regionale, una legge nazionale, una legge europea che stiamo recependo. No, è una legge nazionale, questa è una legge nazionale. E purtroppo solo la grande politica può modificare questa legge. Come per l'acqua, se non si modifica la legge Galli, non è possibile ritornare alla gestione, che per me sarebbe auspicabile, dei comuni del servizio idrico. Così per quanto riguarda la gestione del lato per il gas metano. Non dobbiamo sottacere che il nostro territorio è molto ricco di acqua. Non siete d'accordo su questa cosa però, manifestatelo in qualche modo questo dissenso, perché se non fosse stata per una volta che è uscita sui quotidiani locali e ogni settimana noi da Teleuniverso che stiamo ricordando, guardate che l'acqua è solo l'antipasto, adesso già sono stati creati due ATO per il gas in provincia di Frosinone. A me, se una società non piace, non potrò più cambiarla, perché quella ti tieni, come succede con l'acqua. Forse è il caso che questo dissenso
emerga. È vero, e la politica ha sbagliato in questi mesi, magari discutendo su quale doveva essere la centrale unica per poter poi effettuare la gara. Invece di discutere di quello, a mio avviso, bisognava approfondire la questione e magari, perché no, ribellarsi anche in merito a questa questione. Farlo nei dovuti modi, con la prudenza, senza faziosismi e senza eccessive esuberanze. Però quello che purtroppo noi dobbiamo constatare è che molte volte la legge ci impone l'obbligo di rispettarla, noi per primi, perché siamo sindaci di comunità locali e dobbiamo ovviamente attenerci al disposto del legislatore. Situazione che magari in questo periodo ci viene presentata come una manna, perché in realtà almeno leggendo il disposto e la legge, che cosa accade? Accade che i comuni vengono allettati perché dice: guarda che una parte adesso dei ricavi del gas verranno versati agli enti pubblici, agli enti locali, quindi è un'operazione che potrebbe generare ricchezza. Ma non è così, perché se dobbiamo poi scontrarci con delle realtà diverse, magari abbiamo delle difficoltà maggiori nell'affrontare problemi quotidiani. Ecco, noi non dobbiamo mai dimenticare che sull'acqua il nostro territorio ha una ricchezza incredibile. Noi non dovremmo comprarla da nessuno, ce l'abbiamo e quindi potevamo sfruttarla meglio e come si deve. Questa è la cosa su cui dovevamo puntare, perché abbiamo un territorio molto ricco di risorse e quindi questo poteva agevolare un discorso magari di efficacia e un discorso di gestione, perché no, diretta. Gabriele, ma l'acqua è solo l'aperitivo? Con il gas adesso rischiamo di ritrovarci di fronte a una scena analoga? Perché ragioniamo da un punto di vista teorico: avere lato, cioè un unico territorio gestito da un unico soggetto, in teoria è conveniente. Perché? Perché ci sono le cosiddette economie di scala, cioè su tutto il territorio io ho la necessità di avere meno dipendenti, quello stesso strumento lo utilizzo su tutto il territorio, in realtà viene a sparire la concorrenza, ci ha dimostrato l'esperienza di Acea, quindi non mi posso lamentare con nessuno, se c'è il monopolista è lui a dare le carte. Beh, innanzitutto i comuni prendono un sacco di soldi, li prendono sia dalla gestione del servizio idrico che dalla gestione delle reti gas. Io ricordo che gli ambiti territoriali si danno in gestione, ma la proprietà rimane esclusivamente sempre della pubblica amministrazione. Per esempio, quando paghiamo la bolletta del gas, una parte degli oneri di sistema vanno a finire appunto alle comunità locali dove attraversano le tubature. E lo stesso vale anche per il servizio idrico. Un attimo solo, Gabriele, vediamo, ecco, lasciamo le due schermate. I sindaci dicono che non è così. Non prendiamo assolutamente nulla. Ma io avere il mio solo sull'acqua ho dovuto fare un decreto ingiuntivo per riavere i canoni di concessione da Acea. Figuriamoci sul lato. Non è così, siamo utenti. Addirittura più volte lo ripetiamo questo, molte volte i comuni sono utenti e pagano fior di migliaia di euro sulle bollettazioni, quindi non è proprio così. Non è assolutamente Gabriele, come state dicendo. Guardi, e poi i bilanci sono lì, non li truccano. Vorrei anche dire... cioè, Gabriele, qual è la somma che prendono? Cioè, a che titolo i comuni prendono una somma? Ad esempio nel gas ci sono gli oneri di sistema, che sono dei veri e propri coefficienti che variano addirittura sulle singole municipalità. E questo sarà per il futuro? Per il futuro. Esatto. Attualmente certo, anche con l'acqua prendono qualcosa da quello che le risulta? Non prendono soldi nell'attuale gestione, ma stanno riprendendo i soldi di quello che hanno speso prima e in alcuni casi stanno riavendo i canoni. Ovviamente non li hanno ottenuti perché non sono riusciti a concordare con l'azienda le modalità per l'ottenimento, però hanno diritto a dei soldi. Ecco, ora voglio parlare della mia esperienza. Allora, per quanto riguarda... Prego, sindaco. Per quanto riguarda il rapporto con Acea, io ero sindaco quando, per disposto della legge Galli, abbiamo dovuto sottoscrivere la convenzione con Acea. Ho conferito delle attrezzature industriali ad Acea del valore di 300.000 euro. Esempio, attrezzature industriali per fare un autobotti, mezzi, attrezzature varie. Quindi bene, 300.000 euro. Che mi doveva riconoscere Acea, cash. Non me li ha riconosciute. È passato del tempo. Sono tornato sindaco nel 2011. Ancora avevo questo credito nei confronti di Acea. E l'ho dovuto scalare
perché mi hanno scalato le utenze delle scuole, del comune, della biblioteca, tutte delle fontane pubbliche, quindi io non solo non prendo, ma io pago ACEA come un comune cittadino, perché sono anch'io utente pubblico. Ricordiamo che l'acqua della fontana pubblica, differenza del passato, costa 600 euro l'anno. Quindi l'acqua della fontana pubblica è un'utenza. Assolutamente sì, 600 euro l'anno. Come la casetta dell'acqua che io utilizzo per sterilizzarla e darla al cittadino, refrigerata, depurata, a 2 centesimi al litro, io pago l'utenza, io comune. Ma voglio dire che io ho dovuto scalare questo importo da 300.000, che nel 2012 io vantavo ancora un credito di 148.000 che mi ha dato ACEA a rate. Di gestione. Che mi ha dato ACEA a rate. Quindi neanche il mio mi ha riconosciuto ACEA. Se non con fatica, per i canoni di concessione. Le convenzioni di gestione, queste sono le componenti derivanti dalla convenzione. Sono i stessi sindaci che le concordano col gestore. Però vorrei generalizzare, quindi non fare. Di non fare tutta una lacrima pietosa, perché ci sono delle autorità di gestione, soprattutto al centro-nord, che sono governate dai sindaci, che sono estremamente eccellenti, dove si fanno fatturati importanti, un servizio straordinario, e hanno lo stesso modello di governance che avete voi in provincia di Frosinone. Questo è l'unico caso in Italia dove si è arrivati a avere uno scontro così, così forte, ma perché non avete vigilato sin dall'inizio? Non per qualsiasi altro motivo. Io penso che oggi, solo perché siamo in prossimità delle elezioni, che vi state in qualche modo intimorendo di quelli che possono essere gli esiti eventualmente negativi di non prendere delle decisioni. Gabriele, tra l'altro adesso c'era una questione che voleva dire il sindaco Mazzaroppi, ma cosa mi risponde però a una cosa che ha detto prima il sindaco Morini, quando ha detto tutte le inadempienze sono quelle dal 2013 in poi, perché prima la STO non contestava nulla, io ho trovato tutto insabbiato, ha detto il sindaco. Ma la STO è un organismo tecnico che ha proposto sempre l'amministrazione provinciale, viene nominato dalla regione, ma la proposta l'ha sempre fatta l'amministrazione provinciale, quindi la precedente STO era stata indicata dagli amministratori provinciali, quindi erano al corrente di come stavano le cose, non possono dire che non sapevano. Noi in qualità di associazione consumatori già molti anni fa abbiamo sollevato il fatto che la STO non adempiva agli adempimenti tecnici che doveva fare per poter porre in condizione il gestore di essere messo nelle modalità di dover fare la gestione correttamente. C'era il sindaco Mazzaroppi che voleva sottolineare una cosa. A me fa piacere che lei poi di fatto ha rivisto quello che diceva, confermando quello che avevo anticipato poco fa, che in realtà non prendiamo niente. Sui modelli di gestione e sul fatto delle elezioni, io le parlo dell'esperienza diretta, intanto non si vota da me. E la consulta d'ambito attualmente è composta da sindaci che sono quasi tutti neoeletti e per la prima volta al primo mandato, lontani dalle elezioni. Posso garantire che noi abbiamo fatto un'azione fortissima in merito, tant'è che la STO ha elaborato ben 3 relazioni nel giro di un mese. 3 relazioni che di fatto hanno aggiornato una situazione che era ferma, come diceva il sindaco Morini, al 2013, ed oggi invece è aggiornata con dettaglio al 31/12/2015. Quindi di fatto abbiamo una situazione chiara, abbiamo istituito un registro che, come ho detto in apertura, di fatto certifica con tanto di data e con tanto di esiti tutti quelli che sono gli accadimenti sui vari territori, ed oggi abbiamo un aggiornamento sui piani di intervento e sui piani degli investimenti dettagliato, dove città per città, paese per paese, località per località, intervento per intervento, ci sono le iniziative che ha messo in atto ACEA e tutte le iniziative che ACEA non ha messo in atto. Parlo per esempio addirittura dei pareri richiesti e tutto il resto. Quindi abbiamo fatto un lavoro forte, tuttavia devo dire che molte realtà locali, tra cui la mia, non prende una lira per il servizio idrico, le assicuro che non prendiamo un centesimo. E sulla situazione del gas, che lei ha anticipato, la prospettiva è assolutamente futura. Gli sms 331 12 456 25, vediamo un'ultima serie di messaggi, ci scusiamo
per tutti quelli che non abbiamo potuto leggere, chiedo il rimborso dell'allaccio contatore. Mi ritrovo moroso di 40 euro dopo aver aspettato un mese e una settimana per l'allaccio. Perché non avere almeno il rimborso di 100 euro e sentirmi che non posso avere nessun rimborso e pagare la morosità da 8 euro? Arrivare a 40 euro non è giusto, trovarsi il contatore strapagato. Questo avviene a Fiuggi e i paesi vicini. Almeno una vostra giusta risposta. Finalmente si gira pagina, qualcuno difende anche gli utenti. A proposito di segnalazioni e denunce, la mia querela sporta nel febbraio 2008 Procura della Repubblica di Frosinone, PG sede e sparita nel nulla. Come si può reclamare se questi individui sono protetti ai massimi livelli, vertici, Procura di Perugia è vicina, potrebbe pure essere stata archiviata però. Codici non è una delle associazioni che hanno aderito al protocollo per l'adesione della conciliazione paritetica con ACEA? E che loro i reclami non li fanno fare ma convincono a pagare? Sindaco Mazzaropi, che significa 600 euro a Fontana? O per il servizio in generale? Ci spieghi meglio. Se sono state segnalate nel periodo 2010-2012 799 inadempienze e 409 intimazioni ad adempiere rimaste inevase, quindi soldi non investiti, ma la contabilità di ACEA è mai stata controllata? La legge ce lo impone, ma i sindaci possono dimettersi per protesta in massa. Non so fino a che punto possa essere utile. Gabriele, allora, c'era questo sms che vado a ripescare, dice ma Codici poi non è uno di quelli, una delle associazioni che ha fatto, che hanno aderito al protocollo per l'adozione della conciliazione paritetica con ACEA, francamente non so neanche cosa significhi il termine, mi metto nei panni del telespettatore, cosa significa questa conciliazione paritetica? È una direttiva europea, significa che anziché andare in tribunale, quando uno ha un problema con un qualsiasi gestore di servizio, può decidere prima di eventualmente conciliare. Questo significa che i consumatori non hanno i cosiddetti costi legali, quindi non significa assolutamente niente quello che stanno sostenendo. Mentre per quanto riguarda il fatto che noi abbiamo avuto un atteggiamento prudente nei confronti del metodo di dire ai cittadini non pagate, è perché sappiamo quali sono le conseguenze successive quando si dice alle persone non pagate le fatture. Molte associazioni si sono divertite a consigliare alle persone di astenersi da effettuare i pagamenti delle fatture. Sono d'accordo se vogliamo fare la disobbedienza civile, purché tutti i consumatori utenti facciano la stessa cosa, ma se pongono in condizione un consumatore di non pagare una fattura e poi quel poverino è costretto a trovarsi il contatore rimosso con la riduzione del flusso e a pagare le morosità perché qualcuno l'ha consigliato in malo modo, io sinceramente non mi sento di farlo. C'è il sindaco Morini che proprio conferma quello che lei sta dicendo, cioè c'è stato questo utente che ha provato a non pagare a questo punto, come diceva Gabriele. Sì, ci sono state delle associazioni che apparentemente cercavano, volevano fare l'interesse degli utenti, chiedevano addirittura una quota di associazione per fare ricorso eventualmente, facevano dei ricorsi artefatti, dicevano che non bisognava pagare nulla, ad alcuni addirittura uscivano dei rimborsi da avere perché avevano pagato troppo. Cosa è successo a questa gente? E poi questa gente si è vista poi distaccare il contatore. Quindi come ci ha appena detto Gabriele, per cui lui dice noi abbiamo avuto un atteggiamento prudente proprio perché sappiamo quello che può accadere. Sindaco Mazzaropi, di fatto dopo questa riunione di oggi, 180 giorni di tempo, cosa abbiamo da utenti come territorio, cosa abbiamo davanti, cosa accadrà in questi 180 giorni? Ma almeno dalle evidenze che stamattina abbiamo trovato sulle PEC dei comuni, questo dobbiamo dirlo, parlo per esempio di alcune situazioni che riguardano la mia città, con prontezza ACEA ha immediatamente comunicato quelli che erano gli esiti delle procedure in corso. Cosa accadrà? Io ritengo innanzitutto che probabilmente il gestore non starà lì a guardare, quindi azionerà tutte le iniziative possibili per tutelare gli eventuali interessi che potrebbe ritenere lesi, quindi essendo un'impresa, essendo
comunque una società che opera sul territorio. Noi invece dovremo sorvegliare e stare attenti, più alzare quindi la nostra soglia di sorveglianza, perché la soglia di attenzione. Io ritengo che è stata fatta un passo intelligente oggi nel votare i 180 giorni per un motivo. Abbiamo usato prudenza, non abbiamo tra l'altro mostrato le solite lacerazioni. Io ho sempre predicato che bisognava lavorare a braccetto, dovevamo mettere da parte un po' le appartenenze politiche e magari cercare un dialogo anche, e perché no, con quelle associazioni che in questi anni si sono spese molto sul territorio. Certo, conciliare tutte le istanze era difficile, quindi ovviamente abbiamo dovuto far prevalere quello che era il buon senso in questo caso, e abbiamo discusso a lungo e molto sulla congruità. C'era chi diceva che era congruo il periodo dei 90 giorni perché si partiva magari dal momento in cui si era approvato il piano degli investimenti, c'è chi diceva che comunque 180 giorni di fatto, magari se parliamo di un depuratore, comunque non si costruisce in quel periodo, però dobbiamo tener conto che non dobbiamo dare la stura, non dobbiamo dare il vantaggio alla società di poter dire io ho richiesto, ho azionato tutte le iniziative possibili per fare un'opera e quindi magari voi non mi state dando il tempo di poter in qualche modo operare in tal senso. Quindi abbiamo dato un tempo che è veramente congruo. Speriamo davvero di rimanere compatti e proseguire su questa linea che potrebbe portare un beneficio forte al territorio. Quindi stare attenti, noi come Consulta lo faremo, e quindi vogliamo che tutti i sindaci sul territorio collaborino in qualche modo direttamente con noi e con la STO che in questo periodo si è messa a disposizione davvero. Grazie ai nostri ospiti in studio e in conference call, grazie a voi a casa per aver reso ancora più interessante questa trasmissione con i vostri messaggi. Vi lascio in compagnia di Fabio Cortina, spazio libero, si parla di elezioni comunali, si parla di Cassino, porte aperte, torna tra una settimana, stessa ora, stessa rete. Arrivederci.